Da questa mattina la stazione di Santa Maria Novella è presa d'assalto. Centinaia di passeggeri in arrivo e in partenza, incontri attesi e sognati. La Toscana, che già a febbraio temeva un'ondata di contagi come in Lombardia, adesso è di nuovo aperta. Io sono appena arrivato. Da dove? Dalla Lombardia, guarda, te lo dico. Da Milano, Milano, Milano. È giusto secondo lei aver riaperto tutto oggi? No. Perché no? Perché è un po' presto. È preoccupato per questo? Dopo. Un'altra settimana forse poteva, era meglio. Dove sta andando, se posso permettere? Napoli. A Napoli? Sì. Mi sono attrezzato con le protezioni che ci sono obbligatorie, mascherina, guanti, e ho fatto il test sierologico 3 giorni fa, il risultato negativo, quindi vado tranquillo. Al di là del timore contagio, la libera circolazione tra regioni è una boccata d'ossigeno per una città oggi in ginocchio. Il turismo, motore economico di Firenze, è ancora fermo. Decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Quanti clienti hai avuto? No, zero. Oggi è il primo giorno di riapertura, non hai notato nessuna differenza? No, assolutamente no. Noi come guide turistiche, già dai primi di marzo, che era l'inizio della nostra attività professionale, abbiamo visto delle cancellazioni che poi si sono protratte fino praticamente tutto l'anno. Quindi noi abbiamo avuto veramente un grosso danno.